Allora, mister, Buonasera. mi perdonerà, ma naturalmente prima della partita proviamo a parlare di questo mercato, no? Insomma, la partita insomma, si è chiuso ieri, un mercato assolutamente positivo per il Catanzaro, no? Tantissimi acquisti di qualità, una squadra completamente rinnovata, con tanti punti di forza. Le chiedo se sei soddisfatto, immagino di sì, se sono stati centrati tutti gli obiettivi che magari lei anche lei voleva che fossero centrati. Io sono molto soddisfatto, lo sarei stato a prescindere, perché io mi sento di ringraziare questa società per gli sforzi che ha fatto. La proprietà dimostra di tenerci tanto a questa piazza, quindi io avrei ringraziato a prescindere, perché poi ognuno guarda il proprio orticello, però basta girarsi leggermente a destra o a sinistra, andiamo a vedere quello che è la crisi del calcio, e ne abbiamo avuto anche dimostrazione domenica scorsa, quindi avrei ringraziato a prescindere questa proprietà. Detto questo, abbiamo rinnovato molto, abbiamo mantenuto la strategia iniziale, che era quello di rifondare un gruppo che abbia entusiasmo nuovo, entusiasmo diverso, cioè a Catanzaro dovevano venire gente che voleva venire e non doveva far parte di questo gruppo gente che non voleva più starci, oppure aveva la sensazione di non poter dare più tanto a questa piazza. E quindi sono state confermate le strategie iniziali. A livello di nome è normale che si fa una rosa ampia all'inizio, dove per ogni ruolo ci sono dei giocatori, delle caratteristiche, e quindi ogni ruolo, ogni giocatore, più che per caratteristiche soltanto tecniche o tattiche, è stato preso, vi posso assicurare, è stato centellinato minuziosamente. Io ci ho parlato al telefono prima 2 o 3 volte per capire veramente se questi erano giocatori che volevano venire qua e sacrificare qualcosa di proprio per la causa. E le posso dire che tutti, non ce n'è uno che non ha dimostrato grande entusiasmo nel venire a Catanzaro. Parte, forse un po' un'età media avanzata, però insomma, questo forse in questa categoria è indispensabile perché è una categoria difficile, una categoria in cui vanno, diciamo, che giochino gente con l'impero sullo stomaco. Guardi, il forse in questi momenti a trovare il pelo nell'uovo, io non sono un allenatore che vado alla società a dire sì, abbiamo fatto, ma manca qualcosa. Non arriverò mai a dire. Qualcuno già la settimana scorsa ha detto che aveva bisogno ancora di acquisti, nonostante la campagna. Io, questa è una rosa per me importante. A prescindere se lo fosse stato o meno, io avrei ringraziato comunque la società. È vero il fatto dell'età media, però la considerazione che è stata fatta e che quei giocatori che abbiamo preso, che hanno dato tanto al calcio, hanno dato tanto, possiamo parlare di Evacuo, dico Evacuo per dire l'ultimo che abbiamo preso, il quale ha una carriera straordinaria alle spalle. La sensazione che ho percepito io, e prendo Evacuo come esempio, quindi la sensazione che ho percepito io da tutti, è che avessero ancora qualcosa da dare. Quindi la mia paura era quella di prendere qualcuno che avesse già dato nel calcio non avendo più niente da dare. Invece, la sensazione che ho percepito io parlando personalmente con i ragazzi è stata quella. Se non avessi percepito questa sensazione, ahimè, avremmo anche rinunciato a qualcosa di importante. Però la sensazione che ho avuto è veramente una sensazione di gente che vuole ancora dare qualcosa al calcio, perché sono professionisti, sono integri, con i giusti step, no? Perché poi c'è chi arriva pronto, c'è chi invece si deve integrare, sia a livello fisico che a livello tattico. Comunque arriveremo a essere una squadra nel più breve tempo possibile. Mister, buonasera. Buonasera. Senta, dopo questa ottima campagna acquisti, cambiano gli obiettivi del Catanzaro? La tifoseria si aspetta molto chiaramente da questa squadra, da lei in prima persona. Poi se ha dei rimpianti, se questi giocatori non siano arrivati prima del ritiro che c'è stato. I miei obiettivi nella mia testa rispetto a quando mi sono seduto per la prima volta a parlare con voi non cambiano. E il mio obiettivo nella testa rimane sempre
L'obiettivo che deve avere un leader è sempre il massimo. Poi che cosa vuol dire massimo, alla fine vedremo. Però per me deve essere sempre raggiungere il massimo. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda, tutti vorremmo tutto e subito, ma se non è possibile bisogna fare con quello che si ha e con quello che il tempo ti porta ad avere i giocatori. È normale che per fare questo, all'inizio di questa campagna acquisti di questo mercato, sapevamo che avevamo dovuto cambiare molto e quindi sapevamo che avremmo dovuto pagare dazio magari a livello di tempo. Quindi noi dobbiamo essere bravi adesso, io e la squadra, a bruciare le tappe, a superare velocemente quelle tappe di conoscenza, di cooperazione, per diventare squadra prima possibile, mentre gli altri magari ci mettono un mese e mezzo, noi dobbiamo farlo velocemente. Come vi ha trovati fisicamente questi che sono arrivati adesso? C'è qualcuno che, soprattutto quelli che erano integrati nelle proprie squadre già pronto, c'è qualcuno invece che ha bisogno di essere ricondizionato, quindi non dico partendo dalla base, ma quasi. Sì, salve mister. Beh, è finito il più sul calcio mercato, abbiamo già parlato di un bilancio positivo per quello che è stato, diversi movimenti di mercato, entrate e uscite. Ma parliamo della partita di domani, che secondo me rimane un po' in piedi per te. Come intendi affrontare questa Paganese che aveva sconfitto in terra a partire da zero con un ottimo cardinale e dei giocatori che ritieni siano pronti per essere schierati domani? La Paganese è una squadra tipica che è i risultati delle due domeniche lo dimostrano. Lei parla del fatto che abbia perso 3-0 in casa con la Ternana, ma non dimentichiamo che la settimana prima aveva fatto penare il Catania fino al 90esimo, vinceva a Catania fino al 90esimo, quindi sono quelle squadre che verranno a fare un determinato tipo di gioco, magari non concedendo spazio alle spalle, chiudendosi, compattandosi, cercando di sfruttare le ripartenze, cercando di sfruttare le palle inattive. Noi tutto questo lo sappiamo e quindi ci siamo preparati per affrontare questa partita in questa maniera. Sicuramente dobbiamo iniziare, la cosa più importante è avere una propria identità, iniziare a trovarla, a identificarla e a metterla in campo ogni partita. E quindi da domani noi incominceremo a non dire trovare la nostra identità, cosa che secondo me la partita contro di Coppa Italia ci ha già fatto conoscere qualcosa. Però quella è una partita. La partita di domani sarà una partita completamente diversa, con spazi completamente diversi, dove loro non ti concederanno tanto spazio alle spalle, dove loro faranno muro davanti alla propria porta, e quindi lì dobbiamo essere bravi a, se siamo stati bravi a Chievo a fare un determinato tipo di gioco, domani dovremmo farne un altro, dovremmo essere bravi ugualmente. Mister, ritornando velocemente sul mercato e ripensando a 15 giorni fa, insomma, quando lei ha affrontato la in potenza praticamente senza attaccanti, con i piazzi che ha dovuto forzare per essere in campo. Ora ha a disposizione tante alternative, sia in attacco ma anche per quanto riguarda insomma le mezzepunte stesse, che la prova è dal Crotone, mi pare sia un buon elemento. È soddisfatto insomma dell'organico a disposizione ora per quanto riguarda anche gli esterni? No, sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto perché, ripeto, io sarei stato soddisfatto a prescindere, perché non sono lì a andare a chiedere o a pretendere chissà che cosa. Io, ripeto, l'ho già detto, in qualità di allenatore, cooperando con uno staff dirigenziale, vado e dico le caratteristiche dei giocatori che devono avere. Poi c'è uno staff dirigenziale che va a operare sul mercato e fa determinate scelte. È normale che la mia opinione viene presa in considerazione nel momento in cui io baso molto la scelta di un giocatore sull'aspetto morale, sull'aspetto umano. Perché, ripeto, è pieno di giocatori bravi, è pieno di giocatori che tecnicamente e tatticamente potevano fare al nostro caso, ma non tutti, umanamente e moralmente, possono far parte di questo gruppo. Io le posso garantire che ognuno, dal primo all'ultimo, chi è stato preso umanamente e moralmente è un giocatore che ha preteso, ha voluto venire a Catanzaro. Dal punto di vista tecnico, insomma. Dal punto di vista tecnico, ripeto, ora siamo una squadra a livello numerico e dobbiamo diventare una squadra vera sotto tutti i punti di vista.
l'inserimento dei nuovi, ripeto, sarà step by step, valutando le condizioni fisiche, non tralasciando una cosa importante, che ci sono stati, che ci sono un gruppo di giocatori che fino adesso, scusate, mi hanno dato tanto, anche sacrificandosi 120 minuti in campo con crampi, con dolori dappertutto, quindi non possono subito essere messi da parte a favore di altri, perché altrimenti si perderebbe poi quella che è la consistenza del gruppo. Quindi l'inserimento dei nuovi, se necessario, sarà fatto subito, altrimenti deve essere fatto step by step, progressivamente, con le esigenze che ci sono di ruolo e di condizione fisica. Anche con i 5 cambi, gioco forza, verranno utili tutti. Mister, buonasera. Anche a livello di numero, l'anno scorso per Catanzaro ci sono stati due allenatori che hanno avuto qualche difficoltà perché avevano una rosa di 30 giocatori. Ora gioco forza la lista di 24, impone appunto un numero così. Lei si trova a disposizione 3 portieri, 6 difensori, 4 esterni, 6 centrocampisti, Carlini più 4 attaccanti. Grande concorrenza si trova anche nella... Possiamo dire che si trova in una condizione ideale per allenare, proprio a livello generale, parlando da allenatore? Sì, a livello degli allenamenti sì. E domenica non abbiamo giocato contro il Trapani, abbiamo effettuato un allenamento tutti insieme. La differenza fra prima e dopo si nota, è normale che quando hai 20 giocatori di qualità, tutti sullo stesso livello, a livello di allenamenti si nota. Per quanto riguarda la gestione, io penso che ben vengano questi problemi per un allenatore. Poi ripeto, ho giocatori che umanamente, almeno io lo dico adesso, ma ci metterei la mano sul fuoco anche fra 2 mesi, 3 mesi o fra un anno, quando sarà. Io ho dei giocatori che umanamente sono dei giocatori che oggi pensano a noi e non pensano a se stessi, e tutti quelli che arrivano in questo momento troveranno un gruppo storico che adesso deve essere capace di indirizzarli, di farli integrare, ma non tanto a livello tecnico-tattico, che quello dipenderà da me, ma proprio a livello mentale. Cioè, chi arriverà trova già la strada spianata, e quindi chi è stato qui e chi ha passato i primi periodi, soprattutto di ritiro, deve mentalizzare i nuovi. Mister, forse alla mia domanda ha risposto parzialmente, o meno con quella di prima. Nella formazione che avrebbe schierato con il Trapani, se si fosse detto, c'erano Altobelli e Riccardi. Sono comunque pronti a giocare eventualmente domani, oppure partiranno dalla panchina per centinaia di inserimento? E poi volevo chiedere se ha deciso con la società che fare con Di Gennaro. Allora, con la società abbiamo deciso che Di Gennaro diventa un portiere, il nostro portiere, non il nostro portiere, uno dei portieri. È normale che, come dicevo prima, ci sono delle gerarchie, qua c'è gente che mi ha dato il culo, scusate il termine, e io, chi mi dà tanto, non giro le spalle. È normale che poi in campo bisogna confermare chi è titolare e chi meno, ma io non giro le spalle alla gente che oggi per tanto tempo si è sacrificato e mi ha dato tanto. Sì, le faccio una confidenza. Sulla formazione che ho fatto contro il Trapani, l'ho fatta per sviare anche qualche tabellino, perché qualcuno poteva dire con chi avrebbe giocato, siccome non voglio dare nemmeno un vantaggio all'avversario. Comunque ripeto, Riccardi, Altobelli, Baldassin, Di Massimo e Vapo, diversamente sono arruelabili piano piano. C'è chi è già pronto, c'è chi, per esempio il Baldassini, il Di Massimo, che facevano gli allenamenti con la propria squadra, quindi anche le partite con le partite ufficiali, tipo Di Massimo aveva giocato la Coppa Italia prima, era come se si fosse allenato sempre anche normalmente, quindi è un giocatore pronto. Baldassini stessa cosa, altri che non hanno fatto partite, esercitazioni con la palla, o chi non ha effettuato partite ufficiali, è normale che è leggermente più indietro. La mancata iscritta della gara con Trapani, credo che l'abbia accolta bene, insomma, la possibilità di recuperare un po' di più, visto... Guardi, io avevo paura dei 120 minuti contro il Chievo. Avevo grossa paura dello strascico che avrebbe potuto lasciare quella partita.
Non abbiamo effettuato una settimana tipo normale perché comunque abbiamo lavorato preparando la partita di Trapani, quindi non è stata una settimana tipo normale, però almeno abbiamo recuperato un po' di energia. Il fatto che comunque il campionato sia 19 squadre, voi abbiate già fatto il riposo, insomma, da questo punto di vista cambia poco, se no, certo c'è quella piccola, piccolo peso psicologico di vedere qualche Catanzaro ancora a zero, insomma, deve essere immediatamente... Sì, sì, riconfermo questo. Mi dà fastidio vedere quel numero lì. È normale che poi prima o poi anche le altre non giocheranno la partita. Quindi io penso ripeto, partita per partita e le confermo che mi dà fastidio vedere quel numero, molto fastidio, e non vedo l'ora di vedere numeri diversi. La tifoseria ci sta pensando a Genova. No, non parliamo nemmeno. No. Il nostro calcio è un altro, ragazzi. Il nostro campionato è un altro. Farebbe bene al morale della squadra a 3 punti domani. Certo, poi per il resto se ne parla. Grazie. Grazie.